Eccomi. Allora è quella? Ok, pronta. Ciao mamme, ciao papà, ma ciao anche ai nonni, ciao alle nonne, agli zii, alle zie, insomma a chiunque si occupi dei più piccoli. Bambini, naturalmente ciao anche a voi, ma vi sembra che non vi saluti? Solo che in questo momento io mi sto rivolgendo ai vostri grandi. Infatti mi chiamo Stefania Andreoli e sono una psicologa e psicoterapeuta specializzata in età evolutiva e questo è I mostri sotto al letto. Grazie ai titoli Netflix, infatti, vi racconterò, vi spiegherò e vi aiuterò ad affrontare 5 tra le paure più tipiche e comuni dell'età infantile, che poi in fondo spesso sono anche quelle degli adulti, però di noi parliamo un'altra volta. Quale migliore occasione di farlo se non Halloween? Nell'episodio di oggi noi parleremo della paura di avere paura, che poi se ci pensiamo bene potrebbe essere tradotta anche come la paura di essere giudicati, cioè di essere giudicati paurosi. Vediamo la clip. Sto arrivando a prenderti, Nico! Perché mi sento proprio come se fossi sulle montagne russe! E io devo confessarti che non mi piacciono! E perché non l'hai detto prima, Nico? Avevo paura di ammettere che ho paura! Ma la buona notizia è che i binari sono in ottimo stato! In questa scena, tratta da Mighty Express, Nico, il bambino, finisce per caso sulle montagne russe che sono una cosa che lo terrorizzano. Tuttavia, prima di allora non era riuscito ad ammettere che gli facessero paura, perché di paura ne aveva anche un'altra, forse addirittura peggiore, ovvero quella di sentirsi giudicato negativamente. In fondo pensiamoci, le montagne russe ad alcuni piacciono, elettrizzano addirittura, ad altri no. E continuando a pensarci, si dice che chi compie le imprese che generalmente spaventano gli altri sia un coraggioso, mentre chi sta lì a guardare mentre sente le gambe che tremano invece sia un pauroso. Se attribuite a una persona, sia l'uno che l'altro sono dei giudizi. L'unica differenza è che il primo è positivo e il secondo è negativo. A partire dalla scuola dell'infanzia, con competenze sempre più raffinate a partire dai 4 anni in particolare, i bambini cominciano ad apprendere il concetto di differenza, ovvero si accorgono che i maschi sono fatti in un modo diverso dalle femmine, che ciascuno ha le sue caratteristiche e ognuno ha i propri gusti. Così possono iniziare a farsi strada alle prime insicurezze. Ad esempio, l'idea che essere diversi dagli altri possa significare non essere ok, non andare in fondo troppo bene. Il confronto non sarà con i coetanei, sono troppo piccoli per adesso per questo, bisognerà aspettare ancora qualche altro anno. Non so se vi sorprendo, ma la verità è che a questa età, intorno ai 4-5 anni, coloro dei quali temono in particolare il giudizio, i bambini sono proprio i loro adulti di riferimento. Hanno paura di essere giudicati dalle loro prime figure affettive. E voi direte, ma come? Il mio bambino, il mio nipotino, piuttosto che il mio piccolo allievo, per me va benissimo così. Come fa a non saperlo? Forse non sa fino in fondo che gli voglio bene? No, allora, le cose non vanno esattamente in questo modo, ma adesso io ve le spiego. Quando si è bambini, si è ancora troppo piccoli per avere un proprio senso di sé, della propria identità. Un bambino non sa rispondere alla domanda chi sei, a meno che non prenda in prestito le parole che gli altri, e questi altri siete voi, sono i suoi adulti di riferimento, hanno già usato per lui, per descriverlo. Questo è il motivo per cui mamme, papà, nonni, zii, babysitter, zie, tutti quelli che ho salutato prima e anche gli altri che sono arrivati, sono responsabilizzati a fare una scelta precisa ogni volta che usano delle parole per riferirsi ai bambini con cui hanno a che fare, sia quando si rivolgono direttamente a loro, sia quando apparentemente non stanno ascoltando, ma magari invece hanno le orecchie ben tese. Ad esempio, aggettivi come pigro, lento, capriccioso, fifone, ma posso anche esagerare, peggio ancora, noioso, frignone, femminuccia, maschiaccio, rompiscatole, sciocco. Ecco, determinano durante l'infanzia il modo di percepirsi di quel bambino e influiranno sul suo comportamento. Finirà
per agire esattamente nel modo in cui è stato descritto. La paura del giudizio allora prenderà la forma del timore di essere sbagliato, difettoso, inadeguato. Pensate quanto possa essere spaventoso. Sarà motivo di confusione anche se, ad esempio, ci si sentirà dire in un momento una cosa e poco dopo esattamente quella opposta. Darà l'idea di non sapere nulla di sé, di non sapersi orientare. Allora, come si possono aiutare i nostri bambini a prevenire la paura di essere giudicati male in modo da aiutarli a crescere nel modo più armonioso possibile? Provo a dirvelo io. Un modo in effetti c'è e potrebbe essere un po' diverso da quello che potreste aver già sentito dire in giro. Ovvero, finché i bambini sono piccoli, vanno sempre, sempre, sempre rinforzati positivamente. Cosa vuol dire? Non appena ce ne danno l'occasione, siamo generosi con le parole e non rinunciamo a dire loro che sono in gamba, simpatici, dolci, affettuosi, brillanti, gentili, importanti. Ovviamente dobbiamo dire qualcosa di vero che c'entra con quel bambino in quella situazione, ma la paura del giudizio si contrasta di fatto costruendo una base di sicurezza in se stessi che possiamo garantire ai nostri bambini essendo noi i primi che non li etichettiamo in modo spiacevole. Ok, so cosa potreste star pensando. No, tranquilli, non rischiamo di viziarli in questo modo. Al contrario, costruito questo terreno solido e resistente, nel corso della crescita sarà possibile imparare a sopportare meglio le prime frustrazioni, quelle legate alle cose che riescono un po' meno bene, senza essere travolti dalla paura di essere sbagliati. Avete visto la puntata dei mostri sotto al letto dedicata alla paura del giudizio? Ricordatevi però che ce ne sono 5 in totale, quindi non perdetevene nessuna. E nei commenti scrivete qual è la vostra esperienza, come funzioni nella vostra famiglia, se l'abbiate mai affrontata con i vostri bambini e se vi va, com'è andata. Magari ci sono dei consigli da scambiarsi anche tra genitori. E intanto ciao a tutti e buon Halloween da me e da Netflix Junior Italia.